Continuano le nostre interviste, come detto continuiamo a parlare, a commentare la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo facciamo questa mattina anche in compagnia di Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo da quanto è accaduto in queste ore. La domanda che abbiamo fatto anche poco fa al governatore della Liguria: è stata una sconfitta, una nuova sconfitta della politica? Sì, insomma, in buona parte lo è stata con questo recupero finale, perché certo l'elezione di Mattarella è un fatto politico importante. Diciamo che in questa elezione si giocavano tre partite. La prima era quella del centrodestra, che ambiva, secondo me, legittimamente ad avere un presidente di centrodestra, visto che non c'è mai stato. Per far questo, non avendo la maggioranza, dovevano costruire una rete di relazioni che gli consentisse di avere in aula la maggioranza che non hanno trovato. Invece di fare questo si sono messi a litigare tra loro e quindi alla fine hanno perso un'occasione che poteva essere molto importante. La seconda partita era quella di portare alla Presidenza della Repubblica il Premier Draghi. Secondo me era la più complicata, è apparsa complicata da subito dopo la conferenza di Natale, quando il Presidente del Consiglio ha più esplicitamente fatto capire che questa era la sua ambizione, ed è apparsa difficile perché un anno di lavoro sulla doppia emergenza sanitaria ed economica ha un po' logorato i rapporti del Presidente del Consiglio con il Parlamento che doveva eleggere, quindi non c'erano in Parlamento i voti sufficienti ad eleggere Draghi. E la terza partita era quella del centro-sinistra, che aveva meno voti di tutti, che per strada si è visto, come dire, tradito dall'alleato 5 Stelle nella sera della candidatura della Belloni, e che però comunque, giocando di rimessa con un mestiere politico che tutti riconoscono al centro-sinistra essere superiore a quello dei suoi avversari e dei suoi alleati, alla fine è riuscito a portare a casa la direzione di Mattarella. Ecco, Sorgi, le chiedo, al netto poi delle felicitazioni, le congratulazioni di rito del mondo politico, anche estero, abbiamo sentito dell'intervento di Ursula von der Leyen, come verrà percepita l'Italia al di fuori dei nostri confini per queste 7 votazioni, giorni di litigate per un nulla di fatto e poi andare sull'usato sicuro di Sergio Mattarella? Ma l'Italia è conosciuta da tutti per essere un paese complicato, con una politica complicata, con una crisi politica di transizione che si trascina da 25 anni, quindi questa non è una novità. La rielezione di Mattarella dà stabilità, dimostra che il paese poi alla fine sceglie le soluzioni migliori, perché Mattarella è un presidente splendido, insomma, apprezzato da tutti all'estero, conosciutissimo. Non dobbiamo dimenticare che negli stessi giorni la Germania ha rieletto il suo presidente, quindi la rielezione negli altri paesi è una soluzione assolutamente normale. La Francia probabilmente ad aprile rieleggerà Macron, in America il presidente viene sempre o quasi sempre rieletto per 2 mandati, quindi da noi è considerato un fatto eccezionale perché abbiamo un mandato lungo che dura 7 anni, ma altrove è considerata una cosa assolutamente normale. D'altra parte, se uno è una persona di esperienza, saggia, conosciuta, che ha guidato l'Italia in un momento di crisi politica enorme, pensiamo cosa è successo dal 2018 a oggi, abbiamo cambiato 3 governi, liti continue tra gli alleati, un governo giallo-verde, un governo giallo-rosso, adesso questo governo di unità nazionale, questo è tutto grazie a una capacità di direzione della politica che Mattarella ha dimostrato di avere, superiore a qualsiasi altro, quindi non si capisce perché non si doveva tornare ad approfittare di questa esperienza, di questo personaggio, un galantuomo, insomma, che aveva già affittato la casa. Insomma, io non ho dubbi sul fatto che Mattarella pensasse di aver finito il suo compito. Aveva affittato la casa, si era scelto un appartamento vicino ai figli, aveva compiuto 80 anni, pensava di ritirarsi o comunque di avere un compito più defilato come quello del senatore a vita. Ma certo, se il Parlamento dal secondo giorno comincia a votare per Mattarella anche contro le indicazioni dei partiti, un presidente ha il dovere di ascoltare il Parlamento. Invece, per quanto riguarda appunto i partiti, chi è che da questa situazione ne esce peggio?
Ma io penso che sicuramente quello che a cui è andata peggio è il leader leghista Salvini, non fosse altro perché si era assunto il compito del kingmaker e ha distrutto, lui dice 22 candidature, quelle che si sono conosciute sono 13, ma 13 candidature molto dignitose, insomma, e che ha portato in votazione la Presidente del Senato sapendo che sarebbe stata bocciata. La Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, quindi la conduzione della vicenda da parte di Salvini è stata incomprensibile, cioè fuori non da una logica politica, ma da una qualsiasi logica elementare. Quindi lui è sicuramente il principale sconfitto e io immagino che questo avrà delle conseguenze nel dibattito interno della Lega. E poi in generale il centrodestra non esce bene per le ragioni che dicevo prima, perché aveva l'ambizione di avere un presidente della propria parte e non c'è riuscito. In Italia ci sono stati presidenti di qualsiasi parte politica, democristiani, socialisti, socialdemocratici, comunisti, Napolitano li ha eletto due volte, e quindi era legittimo che il centrodestra potesse avere questa aspirazione, no? E non è riuscita. E poi devo dire che si è aperto un grande problema nel Movimento 5 Stelle. 5 Stelle. Tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, sì. L'abbiamo raccontato e staremo a vedere quali saranno gli sviluppi anche all'interno del movimento. Sorgi, dobbiamo purtroppo salutarci, abbiamo esaurito il nostro tempo, ma torneremo a sentirci presto. Noi intanto la ringraziamo per essere stato con noi ancora una volta. Saranno giorni ancora di lavoro intenso, quindi buon lavoro. Buon lavoro anche a voi.